Perché intanto vorrei salutare con lei, vorrei parlare in particolare di quello che è stato l'esito per il Movimento 5 Stelle. Saluto l'onorevole Carla Ruocco. Bentornata, Ruocco. Pronto? Tornata, bentornata, non è tornata Carla Ruocco. Mi sente Ruocco? Sì, ecco, la sento, Ah, la ecco, sento. adesso lo sento. Non è che stava prendendo qualche farmaco antiacidità di stomaco, no? E quindi stava No, vivendo là. No, assolutamente niente. no, non prendo farmaci. Va bene. In saluto intanto allora. Sono un po' pigrotti quindi i vostri elettori. Di fronte a una chiamata alle armi, diciamo così, in senso, no? Sono rimasti a casa, sono andati in gita perché la domenica c'era bel tempo. Che hanno Ma più fatto? che pigri, io forse imputo a noi nella comunicazione forse qualche autocritica, nel senso che forse non li abbiamo raggiunti bene con il messaggio propositivo che comunque c'è stato in Parlamento. Noi in Parlamento abbiamo proposto tantissimo, tantissime nostre proposte sono state anche portate a termine, insomma, sono diventate anche legge. Forse non è arrivato a tutti questo messaggio e quindi si sono rifugiati nella delusione di una, ovviamente di un cittadino che non si è sentito, forse non ha visto i frutti nell'immediato del proprio voto, però insomma tutto è recuperabile, adesso avremo un messaggio sicuramente più incisivo anche per loro, arriveremo anche a loro e quindi ne dialogheremo anche con loro. Quindi, onorevole Ruocco, lei parlava anche di un problema di comunicazione, un problema di comunicazione che è relativo, come in parte diceva, al fatto che forse gli elettori non hanno visto dei risultati molto tangibili nell'arco di questo, insomma, da quando è nato il governo, oppure è anche come dice Casaleggio, ha detto dobbiamo sorridere di più, è vero che ha detto questa cosa? Non hanno, infatti, proprio per questo dicevo, non è un problema che non abbiamo fatto, ma il problema è l'anello successivo. Forse non è arrivato a tutti il messaggio, questo è di quello che comunque è stato fatto all'interno delle istituzioni. Poi volevo aggiungere un'altra cosa, e questo richiama un po' le persone che ci ascoltano. Il voto in Europa è comunque un voto importantissimo, ricordiamoci i trattati che sono stati firmati proprio da Monti e che impongono all'Italia di restituire 50 miliardi all'anno per 20 anni. E questo ovviamente bisogna che le persone ne prendano consapevolezza appunto dell'importanza anche dell'Europa, di quanto l'Europa condizioni poi la politica italiana e locale. E quindi ecco, bisogna anche superare un po' questa barriera e richiamare al voto appunto di nuovo quelle persone che pensano che l'Europa o le istituzioni siano qualcosa di lontano. Mi dico una cosa, onorevole Ruocco, è vero, ce lo ricordiamo, che Grillo ha detto se prima delle elezioni, se non raggiungo i risultati che immagino, eccetera, mi dimetto. Secondo lei si deve dimettere? Ma non saprei da che cosa dimettersi, perché in fondo poi Grillo non è che sta in Parlamento o è il capo del governo o Cioè fare un qualcos'altro. passo indietro e dire, vabbè, mi occupo dei miei Ma spettacoli, della lui in mia vita. realtà già sta dando ampio spazio a noi parlamentari, quindi questo è un trend che sicuramente continueremo, ma non ha una carica poi formale da cui dimettersi, non può dimettersi dall'essere umano, insomma. Però è un po', posso dirle provocatoriamente, ma insomma, che è un po' comodo così, se prima dice che faccio un passo indietro, ma poi non ha nulla dal quale fare un passo indietro, è chiaro che allora in cosa consisteva questa specie di annuncio promessa, onorevole Ruocco? Ma quello che in effetti già stava un po' alimentando, il fatto che comunque venissimo noi messi in prima persona, proprio i cittadini, la base via via prendesse sempre più piede all'interno del movimento. Da un lato è un po' è fisiologico che questo avvenga, poi non so se lui intenda dare anche un'accelerata a questo processo oppure lasciarlo alla fisiologia degli eventi, però è nelle corde del movimento quello comunque di andare avanti, di portare sempre persone che parlino sui palchi alla gente, sempre di più e sempre più numerose. Senta, ci sono dei ballottaggi, no, in vari comuni d'Italia, i più importanti sono Modena e Livorno. Sa come stanno andando tra un candidato del Movimento 5 Stelle e, se non sbaglio, un altro del PD? Sì, tutti con il PD. Vediamo adesso, sì, nei prossimi giorni andremo anche lì, insomma, ad incontrare i cittadini dei posti, dei vari comuni e dialogheremo con loro e
appunto vediamo, insomma, ci proponiamo sicuramente come forza di governo all'interno di questi comuni, portando anche degli esempi concreti dei comuni dove già ci siamo e dove peraltro i risultati delle europee sono stati dei risultati più che positivi, quindi sicuramente il fatto di amministrare un comune per il Movimento 5 Stelle non è una novità e comunque lo sta facendo ad alti livelli. Le risultati, come si dice, cioè di cercare tra quelli dei 5 Stelle qualche parlamentare che insomma, sia abbastanza magari attirato dall'idea di passare al PD. Guardi, io non voglio essere polemica, ma io spero che Renzi finalmente inizierà a mettere in pratica le proprie promesse, perché gli elettori gli hanno dato una gran fiducia alla fine sulla parola. Adesso lui deve mettere la parola sui, deve rendere la parola qualcosa di fattivo e concreto. Quindi più che mi dispiace che ha iniziato col fare scouting, che per i cittadini non è una gran cosa. Io spero che lui inizi subito a ridurre il prelievo fiscale, il carico fiscale e faccia qualcosa per le famiglie, le piccole e medie imprese in fretta, perché la gente gli ha dato una gran fiducia sulle parole e quindi adesso invece ha iniziato a fare scouting, pensasse a governare. Professoressa, quindi rispondendo alla Presidente di Istituto Cattaneo? No, sì, io sento che comunque abbiamo ancora tanta forza, ci sono forse meno persone in questo momento preciso, ma molto più consapevoli, non lo dico io, lo dicono anche i messaggi che ci arrivano continuamente. Ma sulla leadership di Grillo, come diceva la professoressa Gualmini, è d'accordo? Io concordo con la professoressa, io penso, personalmente penso che sia importantissima, fondamentale, poi le scelte sue personali sono un'altra cosa, ma per quello che penso io, Grillo è fondamentale per il Movimento 5 Stelle. Ci stiamo salutando, onorevole Ruocco, mi dice solo quale sarà adesso la linea che prenderà il Movimento 5 Stelle? La linea di coerenza, di sempre proposta, fattività, concretezza e andiamo avanti come abbiamo fatto sempre. Una grande opposizione ma anche una grande proposta per il governo, sicuramente metteremo il governo alle corde. E allora buon lavoro, onorevole Carla Ruocco, il Movimento 5 Stelle, grazie professoressa Elisabetta.